Finalmente un nuovo momento dedicato alle premio Nobel e questa volta premio Nobel per la letteratura del 2009. E devo dire che si può tranquillamente affermare in questo caso che è una Nobel che ha dato e dà, perché Deo grazie se è ancora vivente, del filo da torcere non solo ai suoi contemporanei, ma anche a noi lettori. Perché? Voglio farvi questa premessa. Nella ricerca appunto delle colleghe e colleghi booktuber che aderissero al progetto, si sono, diciamo, proposte appunto varie persone, tra cui la dolcissima e deliziosa, bravissima, preparata e in gamba da morire, Laura. Della libreria dietro l'angolo. Infatti, la recensione di cui sentirete parlare, della premio Nobel Herta Müller, sarà proprio di Laura. Ma ve lo dico perché parlando, diciamo dietro le quinte, da quello che ho capito, la Müller non è una lettura semplice per nulla. E questo lo dico a ben d'onde perché io avevo iniziato, a prescindere dal progetto, un libro della Müller che ho accantonato, promettendomi di leggerlo perché mi interessa moltissimo il tema, i temi che tratta e il personaggio, della Nobel. Perché? Ora lo capirete da queste mie piccole, notizie biografiche. Però voglio dire, apprezzo tantissimo Laura perché sicuramente. Non vedo l'ora di vedere il suo video, ma sicuramente non è stata una lettura semplice. Allora, qual è la vita della Müller? Herta Müller nasce nel 1953 in Romania, ma è di etnia tedesca ed è proprio questo il problema che coinvolgerà la sua famiglia e che creerà problemi, diciamo, alla sua esistenza. Nelle sue opere descrive la dittatura di Ceausescu. Visto che la sua è una famiglia che vive rispetto appunto alla minoranza tedesca, ovviamente inizia ad avere grossissime discriminazioni. E tant'è che questo non le permetterà mai di vivere fino in fondo e tranquillamente le sue attività lavorative, cerca di fare la traduttrice, l'insegnante, ma sempre con un sistema attorno che la contrastava moltissimo. Perché? Perché ovviamente lei, a parte l'essere di questa minoranza, è stata una donna che cominciava a far sentire la sua voce rispetto al regime che stava vivendo e non solo quello che viveva lei, ma a contestare tutti i soprusi relativi ai totalitarismi in ogni luogo, in ogni parte del mondo. In realtà il padre pare che avesse fatto parte delle forze armate di una costola delle forze armate dell'SS nel 1933. Ma nonostante, insomma, questo, la Romania ovviamente nel 1945 passa all'Unione Sovietica di Stalin e qui ovviamente la sua famiglia viene non più perché solo perché di etnia di una minoranza, ma ovviamente il sistema sovietico non potrà essere, diciamo, affine a quelle che sono le origini razziali della famiglia stessa di Müller.
Nel 1982 esce il suo primo libro. E comincia ad avere una serie di persecuzioni, sino a che si trasferisce suo marito, Wagner, mentre Kirsch è il suo grandissimo amico, di cui si discute nel 1989 del suicidio, ovvero si dice che Kirsch sia stato ritrovato morto a seguito del suo suicidio, ma la Müller non ammetterà mai questa circostanza, anzi dirà sempre che Kirsch non si è suicidato ma è stato ucciso dal sistema. Queste sono le sue dichiarazioni, non ultima, e sappiate che io ho tanto desiderio di leggere Moyan, non ultimo la Müller ha fatto una dichiarazione fortissima, ovvero quando è stato assegnato il Nobel a Moyan, lei lo ha contestato, in quanto Moyan aveva fatto dichiarazioni a favore della dittatura, dicendo che a volte talvolta è necessario, il totalitarismo è necessario. Lei ovviamente ha contrastato questa presa di posizione. Allora, le è stato assegnato il Nobel nel 2009 con quale motivazione? Con la concentrazione della poesia e la franchezza della prosa dipinge il paesaggio degli spodestati. Erta Müller, sicuramente una donna da conoscere. Andiamo tutti a vedere il video di Laura, della grandissima, bellissima, preparatissima, la adoro, Laura.